saluto da Andrea Castriotta e benvenuti alla nuova puntata di Capitanati Sport. Oggi saremo davvero brevissimi e prima di diciamo cominciare dentro della trasmissione, sicuramente vogliamo fare due saluti speciali a Manuel che ci segue dalla Germania e al carissimo amico Antonio Iorio che ha preteso i saluti in diretta e pertanto noi li facciamo. Bene, entriamo nel vivo della trasmissione parlando ovviamente di pallavolo. Copertina dedicata alla Di Lillo Libera Virtus Cerignola che batte in casa Fiamma Torrese. Ringraziamo l'amica Bruna per queste bellissime immagini che potete ammirare le ragazze ofantine appunto asfaltare le ospiti. Ricordiamo in classifica adesso sono davvero in ottima posizione, esattamente all'ottavo posto a 28 punti. Discorso inverso per la BCC SGR Volley Manfredonia che purtroppo cede in trasferta contro Givova Scafati per 3 set a 1. Le ragazze Sipontine sono a 19 punti. Purtroppo sempre alla penultima posizione. Scendendo di categoria, la Pallavolo Cerignola in Serie B2 Girone I vince contro Villa Zucchero Schulze per 3 set a 1 e ancora una volta dobbiamo fare i complimenti alle Pantera Fucsia di coach Filannino che sono a 42 punti al terzo posto ad una sola lunghezza dalla capolista, terza posizione che ripetiamo vale i playoff e facciamo davvero un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze che possano centrare questo importante obiettivo. In Serie D Girone A rapida carrellata di risultati, l'Olimpia Ortanova perde in casa contro Asdan Pegaso per 3 set a 0, l'Anelle Volley batte la SVG Energia Lucera per 3 set a 0, purtroppo perde anche le altre lucerine della farmacia Fares Lucere impegnata contro l'Aquila Azzurra Trani, appunto perdono per 3 set a 1. Perdono anche le ragazze della Foggia Volley a palo contro Palo Sport Club Volley per 3 set a 1. Ecco qui un prezioso contributo inviateci dalle ragazze foggiane che comunque hanno venduto a cara la pelle e addirittura vincevano il primo set. Per quanto concerne la pallavolo maschile, l'Enrico Tecno Master Wiz vince per 3 set a 0 a Lecce contro l'AIKA Lecce Volley e ormai davvero non fa più notizia. Anche la DS Gruppo Lucera batte in casa l'Eppi Casa Pallavolo Martina per 3 set a 0. Autentica maratona a Lucera della Unipolsai Lucera che purtroppo cede in casa contro la Just Volley British Bitonto. Qui ringraziamo l'amico Raffaele che ci ha inviato davvero un video spettacolare di un salvataggio e soprattutto di un punto meraviglioso dei lucerini che davvero hanno comunque giocato una buona partita. In classifica i cerignolani dell'Enrico Tecno Master Beats Cerignola sono sempre saldamente primi a 44 punti, seguiti appunto dai lucerini della DS Gruppo Lucera a 41 punti. L'Unipolsai Lucera è penultima a 14 punti. Vogliamo ricordare comunque che sia l'Enrico Tecno Master Beats che l'Unipolsai hanno una partita in meno. Prima di passare alla ricca pagina della pallacanestro, vogliamo sottolineare l'inaugurazione del Palazzetto dello Sport ad Apricena, dedicato al grande uomo di sport, il professor Pasquale Franchino. Bene, ora parliamo di pallavolo, pardon, di pallacanestro. In Serie B, Girone C, l'Allianz Pazienza San Severo vince in trasferta contro Ristoppo Fabriano per 90 a 60 e purtroppo la Castellano Udas Cerignola perde in trasferta contro Malloni Basket Porto per 94-60. In classifica i sanseveresi sono sempre primi con 46 punti, purtroppo i cerignolani sono a 16 punti in terzultima posizione. Speriamo che si possano riprendere e centrare l'obiettivo della salvezza. In Serie C, Girone Silver, purtroppo dobbiamo constatare le due sconfitte delle nostre squadre. Appunto la Silac Manfredonia perde in casa contro CUS Ionico Taranto per 73 a 91 e la Sunshine Vieste purtroppo cede contro Soavegel Francavilla per 76 a 71. Scendiamo di categoria, per quanto concerne la pool promozione per la Serie D, la Dynamo Foggia vince la terza partita di fila
Ostia 3 su 3 contro Adria Pallacanestro Bari per 82 a 76. Davvero complimenti ai ragazzi di Cristian Vigilante, che sebbene diciamo nel campionato abbiano stentato un po', stanno uscendo alla grande, incrociamo le dita e ovviamente tifiamo per voi. Per quanto concerne la pool retrocessione, purtroppo il CUS Foggia Basket perde in trasferta contro Basket Calimera per 71 a 60. Peccato per i ragazzi di Coach La Macchia che erano stati in partita per i primi due quarti, nel secondo, cioè diciamo nel terzo e quarto, il quarto hanno avuto un calo di concentrazione abbastanza vistoso purtroppo e ha fatto sì che perdessero questa partita. Per quanto concerne la pool promozione nel campionato di promozione, la Sveva Lucera vince in trasferta contro Tre Anelli Maglie per 72 a 64. Davvero complimenti ai ragazzi del presidentissimo Luca Lamaglia e ovviamente di coach Roberto De Florio che hanno fatto davvero un partitone, come si suol dire. Per quanto concerne la pool retrocessione, sempre nel campionato promozione, Sincronia Foggia batte Poseidone Assi Brindisi per 78 a 66. Passiamo adesso velocemente al campionato femminile Under 18. La Basket School San Vito deve giocare contro Magnifico Basket esattamente giorno 20 marzo. Ricordiamo che in classifica le ragazze sanseveresi sono al sesto posto con 10 punti. Cambiando sport, ricordiamo che il rugby maschile ancora una volta è in pausa, mentre per quanto concerne la pallamano in Serie A2, felicissima notizia per la nostra formazione, la Free Time Manfredonia che letteralmente asfalta in trasferta Ginosa vincendo per 46 a 19. E vogliamo sottolineare che con questa vittoria a 3 giornate dal termine è matematicamente salvo, quindi ottimo campionato per i Sipontini, ricordiamo all'esordio nella seconda serie nazionale. Adesso parliamo di baseball perché c'era un amichevole precampionato a Foggia dove i ragazzi della Fovea Embers hanno ospitato Salerno. A prescindere dal risultato, è stata una grandissima giornata di sport e di divertimento. Qui potete ammirare diciamo, lo zio Claudio Stefanelli, amatore, che effettua una bellissima battuta. Vogliamo ricordare che giorno 8, appunto a Foggia, ci sarà la prima giornata di concentramento per il campionato amatori, quindi tutti gli appassionati potranno recarsi al campo di Via Gramsci. Ultima notizia di giornata, appunto, vogliamo sottolineare che finalmente sono aperte le iscrizioni per la prima edizione della Gargano sui pedali, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Vieste. Capitanate Sport ovviamente è partner di questa iniziativa, pertanto tutti gli amanti delle due ruote potranno iscriversi o comunque richiedere informazioni presso Marco Zavattini ed il suo negozio Spazio Bike, sito in via Michelangelo 220. Qualora qualcun altro volesse informazioni più dettagliate, comunque può chiamare ai numeri telefonici in basso alla locandina che vedete comunque in sovraimpressione. Bene, io vi ringrazio. Mi dispiace che non possa darvi i risultati del campionato di karate che si è tenuto appunto a Lido Ostia. Voglio solo, diciamo, riproporre questo video che mi è stato mandato da un amico, giusto per far vedere la partecipazione, davvero quanti ragazzi siano stati impegnati in questa importantissima gara. Ricordiamo, campionato nazionale di karate juniores. Sicuramente gli assidui frequentatori di Capitanate Sport avranno la possibilità nei giorni successivi di leggere sulla pagina Facebook tutti gli aggiornamenti. Bene, detto questo, davvero tutto, vi ringrazio. Continuate a seguire Mitico Channel, Capitanate Sport e viva tutto lo sport della nostra terra. Grazie ancora e buona serata.